A tutti voi, buonasera, bentrovati. Inizia quest'oggi una nuova avventura sul maxischermo, per così dire, di Teleromagna, un nuovo programma a cura della testata giornalistica Talk 24, così lo abbiamo chiamato. Approfondiremo tanti temi del nostro territorio, tante questioni, incontreremo tantissimi ospiti e quest'oggi inizieremo quindi parlando anche un po' di noi stessi, ma noi stessi inteso come editoria, come mondo di testate locali che tutti i giorni si impegnano per raccontarvi il territorio passo passo. Un'avventura quindi che vede coinvolta tutta la redazione giornalistica. Elisabetta Zandoli, buonasera. Buonasera. Buonasera Ludovico, che bello cominciare con questo nuovo programma, è un po' un'emozione ma anche un grande onore per noi. E allora abbiamo detto, Elisabetta, parleremo di editoria, non vorremmo come dire, lodarci troppo questa sera, però vorremmo anche raccontarvi un po' di noi stessi, il percorso che il nostro gruppo editoriale ha fatto in questi anni. Ci sono state tante cose nuove negli ultimi anni, se ci avete seguito è nata TR24, sono nate tante cose, c'è stato tanto impegno e c'è stata anche, Elisabetta, un'azienda che comunque, che forse non capita così sempre, ha puntato anche sui giovani. Che ha deciso di credere in noi, una redazione giovane, come hai detto tu, collaboratori dall'esterno, ma tre sedi ben radicate sul territorio. Noi ce la mettiamo tutta poi ogni giorno per mettere in piedi TG, le rassegne stampa, cerchiamo di stare in onda dalla mattina alla sera e ora anche con questo nuovo approfondimento, insomma, andrà tutto bene, speriamo. E allora saremo insieme tutti i venerdì in prima serata su Teleromagna canale 14, riproporremo chiaramente questa trasmissione anche su TR24 canale 11, il nostro canale locale dedicato all'informazione, ma adesso partiamo da conoscere insieme chi sono gli ospiti di questa prima parte di questa trasmissione. Partiamo insomma un po' dalle massime persone, dai massimi esponenti del nostro gruppo editoriale, partendo anche dal tessuto sociale ed economico ed imprenditoriale che il nostro gruppo Publisole vuole rappresentare. Allora, buonasera Bruno Pinaccini. Buonasera. Parleremo con lei tra pochissimo per capire perché un tessuto editoriale come quello romagnolo si è voluto impegnare sul fronte dell'editoria locale. Lo faremo insieme anche a Luca Pagliacci, il presidente di Publisole. Presidente, buonasera. Buonasera, in bocca al lupo a voi per la nuova avventura. Crepi. E chiaramente Gianluca Padovani, macchina di ferro del nostro gruppo. Ciao Gianluca, ciao direttore, direttore generale di Publisole. Ciao a tutti. E allora, presidente Pinaccini, Publisole, siamo nel 2019, 15 anni fa si costituiva su input di Orogel, di cui lei è presidente e amministratore delegato, ma perché salvare un'emittente locale come quella che era sulla scia da tanti anni? Beh, intanto come sempre, come in tante nostre iniziative, partiamo sempre da una situazione di crisi, di difficoltà e la nostra vocazione di in qualche modo di andare incontro ad una situazione difficile per cercare di salvare per il territorio un'attività come questa è quella che ci ha mosso e che ci ha spinto ad occuparci e vedere un attimo quali sbocchi poteva portare un'iniziativa del genere. Quindi non è stato un progetto da parte nostra preventivo che mirasse a portare nella proprietà delle aziende del territorio un'emittente televisiva. Siamo partiti da una situazione di difficoltà. A questo punto abbiamo cominciato poi a costruire il progetto. Abbiamo detto, ma se salviamo questa azienda, che cosa può significare per il territorio? E di qui è nata la nostra avventura, quindi l'adesione al progetto di tante aziende, oggi sono più di 30, e con Orogel, che ringraziamo anche come consiglio d'amministrazione di aver appoggiato questo sforzo, che ha curato tutti gli aspetti ci sono in un'azienda che è in difficoltà, in crisi, per portarla fuori dal guado, e ci siamo riusciti dopo tante fatiche anche con l'impegno di risorse finanziarie. Così abbiamo potuto portare alle aziende del territorio un pacchetto completo del costo dell'operazione e anche del progetto che stava davanti, incoraggiati anche da vari imprenditori del territorio. Le maggiori aziende del territorio
mentre noi operavamo ci hanno incoraggiato a fare. Senta, ma a quel tempo c'era Annibale Persiani che con l'anima, con passione portava avanti questo progetto. Com'è stato l'incontro e come siete riusciti a, così, a prendere il testimone dolcemente, diciamo? Beh, intanto Persiani è un personaggio eccezionale. Bisogna che ricordiamo che questa emittente non ha oggi, non compie 15 anni, ma ne compie una quarantina, insomma, perché Persiani è partito, è stato antesignano, è stato uno dei primi che è partito con le televisioni locali, addirittura anticipando le grandi emittenti private. Quindi una persona che ha speso tutta la vita per la televisione, per Teleromagna, e che ha incontrato tutte le difficoltà, è stato anche in grado di superarle, naturalmente facendo molti sacrifici e arrivando fino alla soglia della crisi assoluta. Quindi dobbiamo riconoscere a compianto Persiani di aver veramente portato avanti fino alla soglia del nostro interesse questa emittente, che oggi credo sia un vanto per la Romagna e per tutta l'Emilia Romagna. Ecco, vi ricordate invece voi, presidente, direttore generale, delle prime riunioni, ne parlavate poco fa prima di andare in onda, le prime riunioni per decidere, no, quale sarebbe stato il futuro di Publisole ma anche di Teleromagna e poi come si è evoluta la situazione negli anni? Il ricordo più vivo che io ho è anche perché ho una funzione all'interno di Orogel, mi ricordo esattamente quando Piraccini entrò nel mio ufficio dicendomi che aveva incontrato l'ingegner Persiani, che conoscevamo perché con lui operavamo già a livello pubblicitario anche negli anni passati, e mi iniziò a parlare di questo progetto legato a Teleromagna, che confesso all'inizio considerai uno... Non la convinceva? No, non convinto assolutamente, però era una sfida veramente importante, anche perché la situazione in cui versava l'emittente era veramente difficile e il rischio di perdere le frequenze era veramente all'ordine del giorno, perché poi la televisione è stata salvata gli ultimi secondi e gli ultimi istanti. L'ultimo respiro. E l'altro ricordo che ho, e qui mi scende una lacrima di commozione, è il primo giorno che ho incontrato Gianluca Padovani, con la quale poi ho la fortuna anche di condividere, posso dire, un'amicizia che è nata grazie anche a questa avventura. E non voglio lodare nessuno, anche perché siete uno staff veramente meraviglioso, però Gianluca è stato, secondo me, una delle risorse che ha dato alla televisione anche quello spunto in più per riuscire ad uscire da quella crisi e poi a iniziare un percorso sicuramente importante. Ecco, allora Gianluca Padovani, perché Teleromagna Publisole non è solo editoria. Nel corso degli anni forse il segreto è stato proprio questo, quello di diversificare le attività. In che cosa è impegnata Publisole oltre alla TV? Sì, infatti penso alla forza del gruppo. Fin dall'inizio, quando volevamo prendere Teleromagna, io quasi lo sconsigliai, mi dissero ma se stiamo tutti insieme ce la facciamo, e così è stato, quindi si fece l'operazione. Poi nel tempo Teleromagna è diventato un asset di Publisole. Oggi Publisole ha un'attività, una società di organizzazione di eventi, ha una società di web marketing, è partner nel progetto del Cesena Calcio. Oggi io sono presidente di un consorzio di emittenti in regione, in Emilia-Romagna. Le più grandi emittenti del territorio si sono unite in questo consorzio che si chiama Contel. Abbiamo una rappresentanza nel Consiglio nazionale, sempre radio-televisivo. Quindi nel tempo siamo comunque cresciuti, soprattutto nell'ambito della comunicazione. A questo si aggiunge l'ultimo progetto, TR24, un canale all news che in ambito locale e areale è unico, perché dopo Telenorba, che creò il canale di informazione 24 ore al giorno, non c'era stato nessun altro progetto simile. E tuttora quindi non se ne vede all'orizzonte qualcun altro nel centro nord Italia, diciamo. È un peccato perché comunque la vocazione delle televisioni si basa sull'informazione e lo sport, e quindi il successo che abbiamo avuto noi con TR24, questo lo dicono i dati di ascolto, può essere tranquillamente replicato in qualsiasi altra area. Ecco, però qual è lo scenario, qual è il contesto in cui il gruppo editoriale si muove, cioè le altre emittenti locali italiane, come se la passano? Beh, considerate che nel 2004 erano 600, noi avevamo 600 televisioni, oggi sono circa 220, di queste 220 solo 180 sono censite, hanno partecipato negli ultimi anni a quello che è stato il bando che il Ministero aveva emanato.
e quindi questo fa già capire che i due terzi delle realtà televisive sono purtroppo mancate, comunque hanno fatto altre scelte. A breve, 2021, ci sono altri grandi passi da fare, perché, come si sente dire, il digitale terrestre ha un'evoluzione, sarà di un digitale terrestre di seconda generazione, quindi qualità ancora più alta, definizione assoluta, quindi le televisioni sicuramente diminuiranno. I nuovi MUX prevedono un massimo di 15 televisioni per ogni regione, quindi purtroppo il pluralismo verrà nuovamente colpito e in parte ne subiremo le conseguenze. Tra poco con Elisabetta vedremo alcuni dati per quanto riguarda la pubblicità e per quanto riguarda vari aspetti, ma che cosa cerca un inserzionista in questo momento andando a comprare la pubblicità? Di che cosa ha bisogno un'azienda? Dipende ovviamente dal cosiddetto target che si vuole colpire. Io azienda ho un prodotto che può essere un bene alimentare come un servizio che devo ovviamente collocare sul mercato, devo capire il pubblico interessato a quel prodotto, che cosa guardo, come posso raggiungere la sua attenzione. E ci tengo a precisare un fatto, che poi l'Italia è un paese anomalo sotto tanti punti di vista. Si parla oggi sempre di più del fatto che la televisione sta calando di interesse, sempre più internet, Netflix piuttosto che Amazon Prime stanno catturando l'attenzione e togliendo spazio alla televisione. Vero in tutto il mondo, dove la famosa generazione Z, quella nata dal 97 in poi, rappresenta già il 23% della popolazione, quindi una popolazione molto giovane nel resto del mondo. L'Italia invece, per tutta una serie di motivi, si vive a lungo perché si vive bene, ma anche, ahimè, per una mancata natalità che sta venendo a mancare, ha una popolazione mediamente più adulta. Non parlo di anziani, ma parlo proprio di pubblico oltre i 45 anni. Un pubblico che è ancora molto legato al mezzo televisivo. Quindi la televisione in Italia è ancora il primo strumento di informazione, il primo strumento di passatempo, il primo momento di libertà che ci prendiamo quando entriamo in casa. Ed è per questo che la televisione rappresenta il mezzo a livello pubblicitario più utilizzato e oltre il 60% degli investimenti ricadono su di lei. Andiamo a vedere allora i dati che riguardano il mercato pubblicitario italiano, sono dati Nielsen, li possiamo vedere anche in grafica così ci seguite meglio, dimostrano un settore, insomma quello dell'editoria, che comunque è in sofferenza. Il comparto che perde di più è quello dei periodici, più o meno l'investimento è di 185.837.000 euro, meno 14,7%, calo a doppia cifra anche per i quotidiani, siamo in meno 10,3%, siamo in dati di 7 mesi, da gennaio a luglio 2019 rispetto all'anno precedente. Poi segue la televisione, che comunque si dimostra il settore in cui tutt'oggi si investe di più, più o meno il dato è di 2 miliardi e 78 milioni di euro. Tengono invece radio e digital. Insomma, in questo è uno scenario che preoccupa. Quali sono le nuove sfide per quanto riguarda anche la raccolta pubblicitaria? Ma la pubblicità, secondo noi, è un po' lo specchio dell'andamento economico. Quando le cose vanno bene, quando l'economia tira, quando un paese sta bene, è ovvio che gli investimenti pubblicitari sono lo specchio di questo andamento. I dati che avete mostrato e che rispondono a 7 mesi difficili per il sistema paese rappresentano questo. Le aziende ovviamente stanno trattenendo perché c'è insicurezza sui mercati, c'è insicurezza politica, ci sono tutta una serie di scenari sicuramente non facili, per cui la pubblicità è una delle prime voci che viene a essere trattenuta. Va detto che manca però la parte più importante, soprattutto per gli investimenti televisivi, nel senso che il mercato che va da ottobre a dicembre, lo dimostrano anche i listini che tendono di solito a aumentare o a rimanere abbastanza importanti, rappresentano la maggior raccolta pubblicitaria, quindi il dato va esaminato poi nella sua interezza nei 12 mesi. Gianluca Padovani, la pubblicità sulle TV locali invece non va tanto bene. Non va tanto bene, noi come gruppo negli ultimi 3 anni i nostri bilanci sono andati bene, abbiamo chiuso con un sempre in utile, però il 2019 è veramente complesso perché c'è grande indecisione, insicurezza, quello che succede a livello politico naturalmente si ribalta sulla fiducia degli imprenditori e di conseguenza c'è una contrazione da parte di investimenti pubblicitari.
Credo che un po' tutte le televisioni stanno subendo questo dato, che viene rilevato un meno 6%, è un dato super credibile, è una situazione che anche noi stiamo in questo momento subendo, e speriamo che nel fine anno faccia recuperare qualche punto a questa percentuale negativa. Ecco. Vedremo ancora dati tra pochissimo con Elisabetta. Uno studio di Agicom ha fatto un po' il punto su come gli emiliano-romagnoli si informano, però io volevo chiedere al presidente Piracini, lei è anche un affezionato telespettatore di Teleromagna. Assolutamente. Perché? Perché sono obbligato. È così, ma a parte il suo ruolo chiaramente importante, ma per un cittadino perché è così importante informarsi in un media locale? Beh, innanzitutto nel locale ci sono le radici delle nostre aziende, quindi abbiamo i dipendenti, i soci, i collaboratori, eccetera. Quindi avere una apertura continua, un rapporto continuo col territorio è indispensabile. E poi una caratteristica di Publisole che dobbiamo veramente elogiare è quella di avere... di poter rendere dei servizi alle aziende che vogliono crescere. Noi siamo cresciuti con Publisole perché abbiamo chiesto Publisole di aiutarci nelle nostre politiche pubblicitarie, anche nell'acquisto dei mezzi pubblicitari, e abbiamo trovato dei riscontri molto positivi, cosa che non tutti hanno capito anche fra i partner. Non tutti utilizzano il mezzo televisivo locale per come potrebbero utilizzarlo. Io credo che ci siano grandi spazi ancora, specialmente per un emittente come Teleromagna, ma Publisole come società, proprio per tutte le cose che sta facendo Publisole a livello di presenza nei media, anche nei social, e la possibilità quindi di giocare un ruolo molto importante che porta convenienza, e lo vediamo comunque nelle nostre attività e nei nostri impegni quotidiani. Quindi dobbiamo continuare su questa strada. Io vorrei incoraggiare il direttore ad avere molta fiducia sul futuro, indipendentemente dalle varie vicende, perché la gente e le aziende hanno bisogno di comunicazione. Occorre sempre di più comunicare, utilizzare internet, ma utilizzare anche i mezzi televisivi, farsi vedere, farsi conoscere, perché ciò che si comunica diventa vero, quindi diventa anche conosciuto, e la persona stessa che va nella televisione è una persona che esiste. Ciò che non è visto non esiste per la gente. Quindi dobbiamo continuare su questa strada, e credo che se avevamo molte perplessità quando abbiamo fatto questo passo 15 anni fa, oggi siamo contenti di averlo fatto, anche perché abbiamo scelto delle persone di alto livello. Vorrei fare un complimento a tutti voi, ma anche anche al direttore, che veramente devo ricordare che quando Persiani stavamo per chiudere l'accordo, il nostro problema era chi gestisse la televisione, perché noi dobbiamo fare tutto un altro lavoro, non voleva farlo nessuno, un altro mestiere, no? Se non che Padovani è stato Persiani è stato così bravo che ci ha trovato lui l'interlocutore, è lui che ci ha portato Padovani, col quale è nato subito un feeling e poi tutto il resto. Quindi ho raccontato questo pezzettino di storia perché si lega con tutto il processo che abbiamo fatto nei 15 anni, cioè grande collaborazione fra i soci, grande partecipazione quindi dei soci stessi, ma grande impegno anche degli addetti di Publisole, che lo fanno crescere, l'hanno fatto resistere alle crisi, e secondo me sarà in grado di resistere anche alle situazioni dubbie che il futuro può riservare. Ecco, lei ha parlato di televisione, allora la gente che si informa tramite la TV, ma sarà questo il mezzo privilegiato principale? Andiamo a scoprirlo nel servizio.
L'86% degli italiani si informa abitualmente sui fatti locali attraverso canali televisivi, radio, quotidiani e servizi online. A raccontarlo è l'indagine conoscitiva presentata dall'Autorità Garante per le Comunicazioni, che ha analizzato caratteristiche dinamiche di domanda e offerta di informazioni in Italia, con focus sull'ambito locale. È stato infatti analizzato come i cittadini si approcciano al mondo dell'informazione e soprattutto quali sono le testate giornalistiche più seguite dal pubblico. Il primo numero che emerge è netto: la TV rimane la principale fonte di news della popolazione. In Emilia-Romagna quasi il 64% l'accende tutti i giorni. Sempre nella nostra regione internet è al secondo posto, seguito dai quotidiani e dalla radio. Nella classifica dei media locali diffusi nelle varie province prima risulta Bologna, dove sono quasi 100 le testate che si occupano di informazione, mentre in Romagna la provincia più prolifica risulta essere Forlì e Cesena. Altro dato importante è la valenza delle TV locali. Il 51,8% degli emiliano-romagnoli dichiara di seguirle quotidianamente per informarsi. 49 sono le emittenti locali che trasmettono in regione, tra cui 23 con sede direttamente in Emilia-Romagna. Tra questi, la prima emittente del territorio risulta essere Teleromagna TR24, quarto mezzo di informazione regionale in generale, considerando anche quotidiani, RAI e radio. Bene, quindi questi numeri, Gianluca Padovani, sono soddisfacenti? Ah, direi. Sì, sì, siamo stati molto contenti. Questa indagine Agicom è riferita al 2018, dove ha visto Teleromagna essere la prima TV areale del territorio. Naturalmente al primo posto è stato Rai 3 come canale regionale, e poi mi sembra il resto del Carlino, e Radio Bruno come emittente radiofonica, e poi dopo segue Teleromagna, e quindi grande risultato. Allora, c'è da lavorare ancora di più. Allora, intanto ci fermiamo qui, grazie agli ospiti di questo nostro primo blocco, Presidente Piraccini, Presidente Pagliacci e il Direttore Padovani, grazie davvero. Restate con noi, tra pochissimo parleremo ancora di editoria con tanti altri ospiti, a tra poco. A voi tutti ancora una volta buonasera, bentrovati, questa è Talk 24, la nostra nuova trasmissione dedicata ai tanti temi del nostro territorio che approfondiremo ogni venerdì sera in prima serata sulle nostre reti. Abbiamo cambiato ospiti, faremo spesso così in questa nostra trasmissione per approfondire tante altre questioni. E allora, Elisabetta, abbiamo tanti ospiti questa sera? Abbiamo tanti ospiti che ci aiuteranno, tanti tra l'altro colleghi, quindi mi fa piacere, mi fa particolarmente piacere, perché insomma si parla di noi, ma non solo come Teleromagna, come gruppo editoriale, anche di tutti gli altri mezzi di informazione, soprattutto locali, per capire anche quali sono le nuove sfide di questo settore. Parleremo ovviamente della situazione dell'editoria locale, parleremo di contributi pubblici, è cambiato un governo, si sono forse aperti degli scenari nuovi, parleremo anche di libertà di stampa, lo faremo perché quest'estate proprio in Romagna si è toccato questo tema, lo faremo anche perché abbiamo un gradito ospite, Valerio Lomuzio, reporter, giornalista. Ciao, benvenuto. Buonasera. Tu sei stato protagonista quest'estate di un filmato che vedremo tra pochissimo, lo approfondiremo e ci spiegherai com'è andata, ma questa sera con noi ci saranno anche tanti ospiti. Luca Pavarotti, presidente della cooperativa Gaglia del Corriere Romagna. Presidente, buonasera. Buonasera. Chiaramente parleremo anche di web, perché è sempre più incisivo tutto questo negli ultimi anni. Fabio Campanella, direttore di Forlì Today, Cesena Today e tante altre testate. Ciao direttore, benvenuto. Grazie, grazie per l'invito. Elide Giordani, giornalista, collega e consigliera dell'Ordine dei giornalisti nazionale. Buonasera, benvenuta. Emanuele Poletti, altro giornalista di spicco del nostro territorio, direttore di 7 Serie Qui. Emanuele, buonasera, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera. E infine, non ultimo, Fausto Fagnoni, direttore responsabile della testata giornalistica di Teleromagna. Ci racconterà anche un po' la storia di questa redazione, di come si è evoluta. Ciao Fausto, buonasera. Complimenti, prima di tutto, bella scenografia, bene le luci, come si suol dire. Comunque andrà, Talk Show 24 sarà un successo. Grazie Fausto. E allora, Elisabetta, partiamo proprio da Valerio. Ripercorriamo perché lo abbiamo invitato questa sera. C'è un video che ha fatto tanto parlare, tanto discutere questa estate. Andiamolo subito a vedere e poi lo commentiamo. Riprendere. Se ne riprendi? Non le riprendere, se ne è una moto d'acqua. La sta riprendendo uguale.
Scusa un attimo, o la bassi o te la levamo? O la bassi o te la levamo, come così? Su, te l'abbiamo detto? Posso riprendere? No, non puoi riprendere. L'abbiamo detto tre volte. Io sono un giornalista. Le moto sono della polizia. Appena rientrano. Capito? E ancora no. Ancora no, mi dai per cortesia un documento, gentilmente. Ecco, Valerio Lomuzzo, l'abbiamo qui in studio, abbiamo questa fortuna di commentare insieme a te queste immagini. Allora, l'episodio si riferisce, lo sappiamo quasi tutti, al fatto che tu volevi riprendere il figlio di Salvini che era salito sulla moto d'acqua della polizia, ma qualcuno ha cercato di impedirtelo, questi tre poliziotti della scorta di Salvini che poi sono anche indagati. Sì, esatto, proprio così. Era il 30 luglio, ero in spiaggia vicino a Cervia, Milano Marittima, dove spesso Salvini è un ospite della struttura balneare del Papiete. E erano i giorni in cui c'era una crisi di governo in atto e sono andato lì a cercare di beccare Matteo Salvini per fargli delle domande di politica, quindi capire come evolveva la crisi tra la Lega e i 5 Stelle. Mi sono imbattuto nell'allora ex ministro dell'Interno, il quale dapprima non ha voluto rispondere alle domande, poi si è allontanato sulla battigia e con suo figlio. Lì c'erano due moto d'acqua della Polizia di Stato con due agenti in divisa. E lì Matteo Salvini ha fatto le solite foto di rito insieme ai bagnanti, insieme ai poliziotti, e poi è successo che a un certo punto Matteo Salvini è ritornato verso l'ombrellone, io mi sono fermato di fronte alle moto d'acqua e due degli uomini che seguivano Matteo Salvini, quindi erano due persone a torso nudo in costume da bagno, non erano riconoscibili nel loro ruolo? Assolutamente no, erano due persone a torso nudo e in costume da bagno che si sono prima piazzate davanti a me, quasi a ostruirmi la visuale, e a un certo punto hanno iniziato a parlarmi. E mi sono accorto che alle loro spalle appunto c'era il figlio di Matteo Salvini che indossava un giubbotto di salvataggio, il caschetto, e saliva a bordo di una delle due moto d'acqua parcheggiate sulla riva. Condotta da un poliziotto. Condotta da un poliziotto con una divisa, la divisa della Polizia di Stato. Ecco, in quel momento per me che di lavoro faccio giornalista era una notizia, infatti c'era un interesse pubblico vedere il figlio del ministro dell'Interno salire a bordo di una moto d'acqua della Polizia di Stato, che in quel momento è pagata con i soldi dei contribuenti, quindi con i soldi di tutti noi, era una notizia. Io ho iniziato a riprendere la scena e queste due persone non identificate, a torso nudo e col costume da bagno, mi hanno chiesto di più volte di spegnere la telecamera, di non riprendere la scena, mettendomi fisicamente più volte anche la mano davanti alla telecamera, e poi uno dei due mi ha detto: siamo della polizia, spenga la telecamera, per favore favorisca i documenti. Al che io ho dovuto spegnere la telecamera, loro si sono accertati che la camera fosse effettivamente spenta, mi hanno chiesto i documenti. Io ho dato prima il mio tesserino dell'Ordine dei giornalisti, dove era riportata una vecchia residenza diversa da quella attuale. E loro hanno fotografato il documento e mi hanno chiesto: ma tu abiti in Puglia? Io ho detto: no, guardi, abito a Bologna, allora favorisco il nuovo documento d'identità. Do loro un secondo documento dove c'è il mio attuale indirizzo di residenza, fotografano anche questo documento e poi mi dice uno dei due: bene, ora sappiamo dove abiti. Ecco. Tu sei stato ascoltato in procura per questa vicenda? Esatto, ma non solo per questa, ma soprattutto per la limitazione al diritto di cronaca. Infatti, secondo la... cioè, ci sono delle indagini in corso, e le tre persone sono indagate, oltre che per peculato d'uso, probabilmente anche per tentata violenza privata nei miei confronti. Tentato o consumata, dipende da...
quello che valuterà poi il PM, la Procura di Ravenna. E quindi staremo a vedere. Io vorrei andare da Eride Giordani, perché sei consigliera nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Qual è il confine fra privacy e diritto di informazione? Beh, quando si tratta di un personaggio pubblico, la privacy è difficile da invocare. Poi, insomma, abbiamo visto che questo periodo è stato caratterizzato veramente da un atteggiamento di grande aggressività nei confronti della stampa. Come non era mai capitato, il Consiglio Nazionale dell'Ordine al collega infatti ha dato la propria solidarietà, così come ha cercato di fare una battaglia nei confronti, per esempio, delle querele intimidatorie. Costantemente la stampa in questo nostro periodo è messa in qualche modo all'angolo. C'è stato un periodo terribile negli ultimi 2 anni. Tant'è vero che il Consiglio Nazionale a malapena è riuscito a fare una riforma dell'ordine e non è riuscito a portarla avanti proprio perché in questo periodo non ha fatto altro che difendersi. Quindi diciamo che quando c'è un personaggio pubblico, soprattutto un personaggio di così grande rilievo come un ministro dell'interno, è difficile poter invocare insomma, la propria privacy. Nella fattispecie c'era un bambino, c'era un ragazzo che effettivamente beneficia di quella che è la carta che difende i diritti dei minori. Però mi sembra che il volto fosse stato oscurato, quindi insomma, è il genitore in questo caso che era responsabile e che ha messo il figlio in una condizione oggettivamente terribile. Io credo che quello che deve emergere, poi chiederò conferma ai miei colleghi, non è tanto il fatto di aver ripreso il figlio di Salvini su una moto d'acqua, come magari può succedere in tante situazioni in cui la polizia è vicina alle persone, ma il fatto di aver provato a fermarsi, a un giornalista a fermare questa cosa. Insomma, chiedo a Fausto, tu che cosa ne pensi? L'informazione cos'è? Il cane da guardia della società. Coloro i quali temono di essere morsicati dal cane da guardia ovviamente cercano di difendersi, ovviamente. In questo caso, secondo me, i poliziotti hanno sbagliato, perché hanno leso il diritto del nostro collega di fare le sue immagini, che erano in un luogo pubblico, su una spiaggia, non era in un luogo privato, nel senso una casa o qualcosa, quindi lui aveva tutto il diritto di fare queste immagini. Impedendolo, hanno secondo me sbagliato anche in maniera grave, anche perché poi la vicenda è rimbalzata a livello nazionale e secondo me ci saranno dei provvedimenti. Ci sono tanti doveri, lo diceva anche Eride, tanti limiti per quanto riguarda i giornalisti, una deontologia, ci sono eventuali anche sanzioni in caso uno superi i limiti, però dall'altra parte c'è una politica che, come dicevi tu, è sempre più incattivita, sciacalli si chiamano i giornalisti e ci sono varie aggressioni verbali di solito, per fortuna, nei loro confronti. Qualche volta anche fisiche le abbiamo viste, no? Purtroppo operatori anche, con il volto insanguinato. Insomma. Purtroppo anche fisiche, esatto. Come si supera questo periodo così difficile per quanto riguarda la libertà di stampa? Abbiamo un freelance qui con noi in studio che partecipa a diverse cose, si occupa di diversi argomenti e quindi deve essere anche libero di non avere qualcuno che delle volte gli copre anche le spalle, come può essere per i grandi gruppi editoriali, per le grandi testate, che quindi possa fare liberamente il proprio mestiere. Come si supera, dico, questo scoglio? Allora, politica contro giornalisti. Direi che l'aria è completamente cambiata e lo dico con grande soddisfazione, perché il Consiglio Nazionale dell'Ordine è stato veramente in trincea in questo periodo. Ricorderete quello che diceva il sottosegretario alla comunicazione, che era Crimi a suo tempo. Adesso con Martella ci sembra di essere in paradiso. Addirittura ha annunciato che ci saranno dei fondi per garantire diciamo la pluralità dell'informazione, che è poi quella che forma i cittadini, che forma la coscienza. Ecco, secondo me non si può non fare leva, puntare sulle disposizioni di un governo. Non è che si possa fare niente di più, se non la battaglia quotidiana di essere rigorosi, di rispettare le regole, di fornire una informazione che sia corretta e certificata. Da parte nostra, ovviamente, come dicevo, c'è una riforma dell'ordine in questo momento che è assolutamente necessario che il Parlamento discuta, perché sono cambiate molte cose, una legge molto vecchia, oltre 40 anni, quando c'era un'unica emittente televisiva, c'erano solo alcuni grandi quotidiani, non c'era il web, che ha cambiato completamente l'approccio e la fruizione della notizia.
Allora, c'è un filmato che vogliamo proporvi adesso, che, in cui sentiremo parlare il cittadino forse più illustre del nostro paese, il presidente Mattarella, perché durante, alla fine della crisi di governo è uscito, ha parlato, ha detto delle parole che noi giornalisti abbiamo apprezzato. Regia, vediamo questo contributo. Io sono entrato in questa sala stampa soltanto per appunto salutarvi e per ringraziarvi del vostro lavoro, dell'impegno con cui avete informato i nostri concittadini, sperando che il Quirinale vi abbia messo in condizione di poterlo fare senza troppi disagi. Vorrei aggiungere che per me è stato di grande interesse leggere ogni mattina sui giornali stampati oppure online, o ascoltare la sera in TV le cronache e le interpretazioni dei fatti dai diversi punti di vista. Questo confronto tra prospettive differenti, opinioni diverse, diverse valutazioni è prezioso per me come per chiunque. E ancora una volta sottolinea l'importanza e il valore della libera stampa. Grazie e buon lavoro. Queste quindi le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che hanno voluto sottolineare, in un periodo in cui lo si fa molto poco, il valore di una informazione libera e di una informazione che nel nostro Paese necessariamente deve essere in qualche modo sostenuta per garantire la democrazia nel nostro Paese. Manuel Poletti, hai annuito molte volte, perché sarei d'accordo con me, immagino. Assolutamente sì, in questo ultimo anno e mezzo il Presidente della Repubblica Mattarella è stato un faro per quanto riguarda la libertà e il pluralismo dell'informazione. Mai nella storia repubblicana un Presidente della Repubblica era intervenuto per quasi 10 volte nel richiamare questi principi cardine che si rifanno all'articolo 21 della Costituzione, e per chi fa il nostro lavoro sono state ovviamente parole molto rilevanti e molto l'incoraggiamento, perché ci sono state forze politiche che hanno utilizzato toni epitafi veramente gravi, veniva ricordato qualcosa prima da Elisabetta, ma in tanti altri casi dove non è arrivato il Presidente della Repubblica ci sono state appunto situazioni molto molto negative. In una condizione di mercato, come ricordavate anche nel primo blocco, molto difficile, soprattutto per la carta stampata. I dati che avete raccontato con le slide e con i servizi dicono che sia in termini di vendite che in termini di pubblicità il mercato che si riferisce in particolare alla carta stampata negli ultimi 10 anni è cambiato in maniera molto radicale. L'avvento del web e soprattutto dei social network sta rovesciando i paradigmi dell'informazione. In particolare il web e i social network oggi non garantiscono ancora alle aziende che fanno informazione, soprattutto locale, la redditività che dava una volta la carta o un mezzo tradizionale come la televisione. Detto questo, la nostra realtà è una cooperativa che sta sul territorio, Media Romagna, una testata che è abbastanza storica, Faenza esiste da 25 anni, ne era Ravennate da oltre 10, abbiamo collaborazioni importanti anche col vostro gruppo, e il pilastro del pluralismo dell'informazione, per fortuna il nuovo sottosegretario all'editoria Andrea Martella ha tenuto nelle prime uscite di questi giorni a ribadire il fatto che anche lo Stato, come nelle tante grandi democrazie occidentali europee, non deve essere sostenuto anche da un intervento pubblico. E poi c'è un altro elemento che negli ultimi 6 mesi è emerso: se l'Unione Europea, se un player come Google Europe interviene con bandi specifici a supporto di questo pluralismo e soprattutto dell'informazione locale, un perché ci sarà. Ed è per questo che il ruolo dell'emittente Teleromania e delle testate che sono presenti a questo tavolo, e non solo, per un territorio avanzato come la Romagna, è di fondamentale importanza. Però forse è con tutta evidenza che un contributo pubblico all'editoria deve essere sempre più mirato, perché Fabio, la vostra testata non riceve nulla se non erro. No, l'online normalmente, storicamente, non ha mai ricevuto. E allora come vi sostenete? Ci sosteniamo con lo stesso modello della TV commerciale, quindi esclusivamente con la pubblicità. Insomma, in verità poi i miei colleghi della carta stampata ti spiegheranno che la pubblicità è comunque il principale motivo di fonte di reddito anche della carta stampata, però chiaramente anche il contributo dell'acquisto in edicola chiaramente dà il suo apporto. Noi in questo momento non possiamo applicare questo tipo di metodo, anche se c'è da dire che per quanto riguarda l'online, finalmente mi viene da dire, le testate principali e le testate leader
almeno per i cosiddetti contenuti premium, vale a dire, che so, la fruizione oltre i 10 articoli al mese, cioè nel senso ti do qualcosa di gratuito, però qualcosa me lo retribuisci, me lo paghi. C'era un grosso problema iniziale del come fare un micropagamento su internet, nel senso la fruizione di una notizia, la fruizione di un giorno di notizie, la fruizione di un mese di notizie, era una cosa abbastanza complessa. Diciamo che con l'arrivo degli smartphone, dove in gran parte si è convogliato il traffico internet, perché va detto che c'è stato anche all'interno di internet negli ultimi anni una rivoluzione copernicana, questo in un qualche modo ha reso anche più semplice perlomeno questo tipo di idea e di concetto. Alcuni pensano che il web sia un po' una terra di nessuno perché magari lo identificano con il social, invece la vostra è una testata registrata, ecco. Certo. Sottolineiamolo perché magari qualcuno confonde le cose, cioè il commento sul social network e invece la testata online. Ma guarda, su questa cosa qui c'è tutta, secondo me almeno, c'è tutta una grammatica da costruire, nel senso che per i giornali cartacei, cosa vuoi, sono due secoli che ce li abbiamo in mano, e quindi sappiamo esattamente cosa, se una notizia è in apertura è una notizia grossa, se una notizia è in prima pagina è una notizia grossa, se una notizia è piccola anche lo stesso giornale non ci ha investito più di tanto. C'è tutto, come dire, un dialogo attraverso che va oltre, diciamo così, il mero articolo pubblicato, che sta a denotare importanza, non importanza, la fotografia e tutto quanto. Su internet c'è ancora questa difficoltà, questa incapacità del lettore di interpretare magari dei segnali, diciamo così, chiamiamoli segnali, per cui una notizia è una notizia approfondita, è una notizia messa a modi breve, cioè io spesso dico che su internet fai fatica a distinguere una breve da un'apertura, perché effettivamente non per chi fruisce dei nostri contenuti in maniera sistematica attraverso ad esempio il nostro home page, dove capisce chiaramente anche le scelte che facciamo come gruppo redazionale, ma chi ha un consumo episodico, soprattutto attraverso i social network, tutte quelle notizie sono notizie in un qualche modo uguali sullo stesso piano. Facevi riferimento al commento, a volte troviamo persone che in questo analfabetismo, diciamo così, non riesce neanche a comprendere che il commento su Facebook non è l'espressione di un'opinione della redazione, ma di un privato singolo che mette un commento lì. Quindi questo per dirti quanto siamo indietro. E questo è un altro tema su cui entreremo tra pochissimo, anche perché la diffamazione sui social equivalgono a una diffamazione a mezzo stampa. Luca Pavarotti, Corriere Romagna, tanti anni sul campo, siete nati da un momento di crisi. Sì, noi siamo 26 anni, abbiamo compiuto i 25 con un minimo di glorificazione lo scorso anno, siamo sul territorio da tanto tempo e siamo nati dando vita a una cooperativa editoriale nata da un gruppo di colleghi che all'epoca avevano perso il lavoro lavorando alle gazzette del gruppo Longarini, che poi ha avuto una fine ingloriosa, e da lì era nata l'idea di dar vita a una cooperativa editoriale che oggi, sia per dimensione che appunto per longevità, è sicuramente una delle più importanti esperienze nel panorama italiano. Noi percepiamo ovviamente contributi pubblici, allora la cosa nacque con questa finalità, dare vita a un soggetto individuato dal legislatore come quello che poteva essere il soggetto che garantiva indipendenza, autonomia, proprio per poter essere un soggetto a cui dare contributi pubblici. Da allora è nata una lunga storia con fasi di espansione, fasi di consolidamento, ma negli ultimi anni, ahimè, una fase molto complicata, soprattutto perché da troppo tempo ormai la questione dei contributi pubblici all'editoria, in maniera anche strumentale, un po' demagogica, è sempre messa in discussione. E allora ce la racconterai tra pochissimo, dopo un po' di pubblicità, perché abbiamo anche tante altre testate del territorio romagnolo che, in un momento in cui si è parlato di azzeramento dei contributi, diciamo che se la sono vista, se la stanno vedendo brutta. A tra poco, restate con noi. A voi tutti ancora una volta bentrovati, questo è Talk 24, la nostra trasmissione dedicata ai fatti del territorio. Stiamo parlando di editoria in questa puntata zero, vi stiamo raccontando come tutti i giorni noi, ma non solo noi, i colleghi delle altre testate vi raccontano la città in cui vivete. Lo facciamo
non senza difficoltà, perché comunque il mercato, l'abbiamo visto dai dati, a volte non vede, non premia così tanto le realtà locali. Elisabetta, noi però abbiamo preparato anche dei contributi, perché chiaramente qui c'è solo una parte delle realtà del nostro territorio. Sì. Andiamo a vedere il primo di questi. Siamo partiti da Forlì. Il momento, abbiamo parlato poco fa di contributi pubblici, del paventato taglio. Andiamo a sentire questo contributo. A pochi passi dal Duomo di Forlì c'è la sede del settimanale cattolico Il Momento. Ci viene incontro Don Franco Appi, il direttore responsabile, che con il suo carattere animato ci accompagna alla sede in via Solferino. La porta è all'interno di un cortile, in uno dei palazzi storici del centro. Entriamo nella redazione, dove Don Franco ci presenta il grafico Damiano Ditti e le due redattrici, Roberta Brunazzi e Laura Bertozzi. Oltre a loro, fanno parte della redazione Don Giovanni Amati, Franco Garavini, Paola Mettica ed Eleonora Garavini. Iniziamo a sfogliare il settimanale. Allora, intanto come decidete gli argomenti che andranno a finire nelle pagine del momento? Li decidiamo insieme nella riunione di redazione e seguiamo le intuizioni che a volte vengono a me, a volte vengono a loro, a ciascuno di loro. Sì. Tutti siamo impegnati per avere questa... Cerchiamo di essere sul pezzo sempre. Quindi sei tu che decidi cosa va nella pagina cultura? Beh, le cerchiamo le cose. Come diceva Don Franco, facciamo una riunione di redazione non solo ristretta, perché i collaboratori sono sempre 7-8, siamo di solito una decina il martedì pomeriggio, decidiamo gli argomenti, ci dividiamo i compiti. Fondato nel 1919 da Don Giuseppe Prati, il popolare Don Pippo ha compiuto 100 anni a gennaio di quest'anno. Negli anni 70 Il Momento fu acquistato dalla cooperativa Nuova Agape fino al passaggio definitivo alla diocesi alcuni anni fa. Ha 100 anni, ha avuto molti rinnovamenti e anche li ha avuti recentemente come grafica. E soprattutto come interesse del territorio, perché per un periodo era solo forlivese. Con la nuova diocesi formata da Forlì Bertinoro, la diocesi è stata più grande e il giornale è più attento a tutto il territorio. Tanti sono stati i cambiamenti in questi anni, soprattutto per quanto riguarda i social e internet. Siamo più presenti sui social, naturalmente, attraverso la nostra pagina è possibile seguire tutte le iniziative diocesane e abbiamo un sito web che aggiorniamo costantemente con tutte le notizie relative al territorio. Un giornale che vive di abbonamenti, ma anche con l'aiuto della diocesi. Beh, innanzitutto con gli abbonamenti e con l'acquisto di copie al di fuori dell'abbonamento, perché qualcuno compra anche copie del giornale. Poi con la pubblicità, noi abbiamo una buona raccolta di pubblicità, soprattutto recentemente da quando il prodotto è più appetibile. Poi abbiamo ovviamente anche il sostegno della diocesi. Noi abbiamo potuto calcolare che solamente l'esercizio del giornale, quindi senza dover parlare dei vecchi debiti, noi alla diocesi costiamo sui 20-21 mila euro all'anno. Dobbiamo dire che siamo abbastanza soddisfatti di come va. Quindi questa era la prima testimonianza che abbiamo raccolto sul territorio. Elide Giordani, c'è tanto da raccontare e comunque questi tagli paventati all'editoria hanno preoccupato non poco, e quanti giornalisti potrebbero o sarebbero potuti finire in mezzo a una strada? È molto difficile stabilirlo. Diciamo che in questo momento l'ordine ha 105.000 iscritti in Italia, che sono tanti, però la maggior parte di questi non sono giornalisti dipendenti, sono giornalisti freelance e quindi diciamo che sono nella condizione di essere anche più fragili nei confronti di certe intimidazioni, di certe problematiche. Certo è che questo nuovo corso, che speriamo si consolidi, diventi una realtà, probabilmente porterà un respiro, diciamo un po' di ossigeno a tante piccole testate locali, che sono quelle poi che danno informazioni assolutamente originali. Ecco, ma come fare un'informazione di qualità? Perché comunque questo è un altro nocciolo importante. Allora, l'informazione di qualità intanto si fa con una buona professionalità. Bisogna formarli i giornalisti, non ci si improvvisa, non ci si inventa. Bisogna sottostare ad una serie di regole deontologiche, bisogna avere buoni maestri, bisogna tenere saldo il fatto che l'informazione, che non è la comunicazione perché è magari quello che ciascuno di noi può mettere sul social,
non è qualcosa che possa nascere così all'improvviso, è una professionalità vera, forte, importante, che bisogna, per la quale bisogna assolutamente formarsi, non ci si improvvisa. La notizia non è qualcosa che viene buttata là, ma è qualcosa che attiene a chissà cosa vuol dire l'informazione. E secondo me l'accesso alla professione fatta in un certo modo è quella che garantisce che ci siano dei professionisti seri. Allora Elisabetta, noi però continuiamo il nostro viaggio sulle testate locali. Assolutamente sì, continuiamo il nostro viaggio con i settimanali diocesani che sono un po' il core, ecco, dell'informazione locale. Alcuni sono molto antichi, andiamo a sentire la realtà del ponte a Rimini. A Rimini l'attività editoriale è stata da sempre fervente. Qua nel 1660 è nata una delle prime testate del paese, il Rimino. Dalla seconda metà dell'Ottocento, all'ombra dell'Arco d'Augusto, la pubblicistica è esplosa, con giornali politici, cattolici e in seguito con quelli balneari che raccontavano la mondanità rivierasca ai primi turisti. Da allora, di acqua ne è passata sotto i ponti, quelli romani e quelli di carta. È iniziata nel Natale del 1976, quindi abbiamo già superato il 40° anno d'età, siamo pienamente entrati nella maturità. Uno veramente degli organi di stampa più longevi della storia riminese di tutti i tempi, quindi non vorremmo lasciare a metà questa storia. Il settimanale diocesano Il Ponte da 40 anni racconta il territorio ai propri lettori con uno zoccolo duro di abbonati e si è trovato ad affrontare di recente cambiamenti epocali come il passaggio all'online, ai social e alle app. La sfida comunque è interessante e in questo momento lascia anche alcuni margini di miglioramento per quanto riguarda le testate locali, che sanno interpretare i tempi che stiamo vivendo, che sanno confrontarsi con i lettori e proporre comunque dei giornali, delle notizie, delle storie di qualità. Sono paventati dei tagli all'editoria, questo quanto preoccupa? I tagli all'editoria significa comunque un taglio alla libertà di espressione di tante realtà che altrimenti non avrebbero voce in capitolo in questa Italia dominata nel campo dei media dai grandi colossi. Poi anche un problema per la sopravvivenza economica di queste realtà che sono anche posti di lavoro. Ecco, c'è il rischio di perderli? I rischi in questo momento sono sicuramente molto più alti di quelli che c'erano qualche anno fa. Diciamo che una delle sfide vinte dal ponte in questi ultimi anni è dalla crisi finanziaria ad oggi non aver perso neanche un posto di lavoro. Una testata così piccola appunto confronto a quelle nazionali è comunque fatta di tanti collaboratori che stanno sul territorio che permettono di raccontare ciascuno la propria fetta della provincia di Rimini e quindi questo è anche un contributo importante che un eventuale taglio potrebbe andare a eventualmente ad influenzare. I collaboratori sono veramente delle antenne perché vivono quelle realtà più piccole, le sanno interpretare. Questo è il reparto grafico e amministrazione dove viene realizzato appunto tutta l'impaginazione e la grafica del settimanale Il Ponte. La prima copertina, giusto? Sì, tra l'altro usciva già con una notizia clamorosa perché il primo numero del ponte riportava come prima notizia l'abbandono del vescovo Bianchieri, quindi era già uno scoop. Qui è Paolo VI che stava benedicendo proprio il ponte ed altri settimanali simili, Santo Giovanni Paolo II che sfogliava come suo solito, in maniera molto attenta, uno dei numeri del ponte. E questo era il servizio del nostro Mirko Paganelli, corrispondente da Rimini, e qui tocchiamo allora due temi. Il primo innanzitutto, qual è la differenza, Fabio, poi lo chiedo anche al Presidente Pavarotti, la differenza fra chi fa online e chi fa carta stampata? Ora, qual è l'approccio diverso nella comunicazione? La base del mestiere chiaramente è sempre la stessa. Quando noi semplifichiamo il mestiere del giornalista, rendiamo... come dire, una sintesi del mestiere del giornalista è quello del raccogliere notizie, verificarle e pubblicarle, e renderle note. Quindi tendenzialmente questa trafila che può sembrare molto semplice, ma che poi in verità, come il nostro collega insomma, ci insegna, a volte è molto, molto complessa per tantissimi motivi, e farlo online cambia soltanto la parte della pubblicazione, insomma. Chiaramente è una pubblicazione diversa perché è una notizia pensata per farla sapere il giorno dopo, perché comunque ci vogliono poi i tempi di stampa, ti porta poi ad avere alcuni meccanismi professionali diversi da una pubblicazione in tempo reale. Io sinceramente penso questo, e lo poi chiedo conferma
a Luca Pavarotti. Io credo che il web abbia il fondamentale compito di informare nel più breve tempo possibile, dando un'informazione secca quanto prima possibile. Compito di un quotidiano è quello invece di entrare dentro ad un contenuto, dando informazioni molto più accurate e più approfondite, anche perché il giornalista della carta stampata ha oggettivamente più tempo. Sei d'accordo, Presidente? Sono d'accordo, fondamentalmente però la differenza ritengo che sia su un altro aspetto. Sono tutti e due strumenti che sono basati fondamentalmente sulla deontologia e quindi sulla professionalità, come si accennava prima. Sono strumenti che hanno una fruizione diversa e anche un pubblico diverso. Il problema è che, non in tutti ovviamente, non voglio generalizzare, il problema che si è instaurato è che nel web c'è il concetto che l'informazione è gratuita, nessuno la paga. Non pagandola diventa un problema garantire quella professionalità, perché se si parte dal presupposto che l'informazione è gratuita, non ha costi, invece chi ha un'impresa editoriale ha dei costi, paga i giornalisti, paga il costo di stampa, quindi quella professionalità lì va pagata e l'informazione di qualità va pagata, tanto è vero che è da lì che è nata anche un po' la crisi del settore, indipendentemente dai contributi pubblici, perché si è immaginato un mondo dove l'informazione era libera per tutti e gratuita. Ora tornare indietro è un po' più complicato, ma è anche vero che chi ha tentato di mettere poi dei meccanismi di pagamento dell'informazione online all'inizio ha dovuto fare marcia indietro perché perdeva completamente l'appeal. Oggi si è ritornati un po' a inserire gradualmente questo. Quindi quando c'è la polemica sulla quale poi verte anche il discorso dei contributi sì, contributi no, è che c'è qualcuno che ha immaginato un mondo che andasse tutto verso una modernità che ancora oggi non è un modello di business, perché la maggior parte dei siti che fanno solo pubblicazione attraverso l'online si reggono su pochissimi giornalisti professionisti e su introiti pubblicitari risibili, mentre le imprese grandi editoriali che fanno sia la carta che l'online riescono a sostenere una qualità sull'online grazie ancora ai proventi dalla carta stampata e dalla pubblicità. Quindi il vero nodo secondo me è lì, poi l'informazione di qualità la si può fare con qualunque strumento, perché non è quello il problema, non è il mezzo, è quello che c'è a monte. E su questo si è instaurata una polemica artificiale dicendo tanto ormai il mondo dell'editoria va verso solo la pubblicazione online, possiamo fare a meno della carta stampata, dei contributi, ma secondo me è un grosso errore. E infatti si vedono anche i risultati, speriamo. Perché dopo anni in cui comunque anche noi siamo un'azienda, non siamo solo quelli che pretendono di avere l'assistenza, anche perché poi del contributo pubblico all'editoria che percepisce un'azienda editoriale, se andiamo a vedere più dell'80% rientra nel sistema attraverso la contribuzione, le tasse, l'IRPEF, i contributi, gli stipendi. Quindi è un tema che, come si diceva, il detto di Einaudiana memoria, conoscere per deliberare. Qui si è andati prima ad abbattere i contributi, poi si è chiamati tutti a raccolta, facciamo gli stati generali dell'editoria, bisogna fare il contrario. Ecco, la luce. Quindi di bene Martella, speriamo che quello che dice siano anche fatti concreti, ma non c'è tanto tempo, perché già noi che siamo un'azienda editoriale di una certa dimensione, già dal 2019 avremo un taglio del 20%, quindi va sanato immediatamente. Ecco, un'analisi lucida e giusta, quindi fra 10 anni cosa ne sarà del giornale cartaceo secondo lei? Secondo me ci saranno ancora, saranno diversi, ci sarà una pluralità e nel mix secondo me che c'è il futuro, ma non spariranno. Tempo fa si diceva che i libri sarebbero spariti, ce li abbiamo ancora, poi c'è chi li fruisce attraverso anche altri strumenti, ma il libro, il manufatto c'è ancora e molti lo preferiscono. Posso dire una cosa, certo, a questo proposito, pensando a scenari futuri? Allora, vorrei dare un dato. In realtà i giornali cartacei, io lavoro al Resto del Carlino, i giornali cartacei non hanno diminuito i lettori, hanno diminuito gli acquirenti. Cioè questo fatto che si pensa che l'informazione debba essere gratuita ha cambiato la mentalità. In realtà diciamo che i giornali sono sempre accreditati come in qualche modo molto attendibili, qualche volta anche più dei giornali online che pure hanno una loro attendibilità. Quindi io credo che proprio perché ci vuole
e ci vorrà sempre un'informazione attendibile, certificata e corretta, i giornali cartacei non potranno scomparire. Fausto, la TV locale dove si colloca in tutto questo? E poi se siete d'accordo con le parole del Presidente Pavarotti. Sono molto d'accordo, perché in effetti c'è da riparametrare tutto il sistema con l'ingresso a gamba tesa, con questo termine calcistico, del web. Si è creato uno scossone evidente a tutto il sistema che deve riequilibrarsi, perché effettivamente il discorso i giornalisti chi li paga, in parole povere, è un argomento che bisogna tenere in considerazione, perché chi paga l'informazione. Elide ha introdotto un altro argomento, tra l'altro sottolineo, Riffeser, che pubblica il presidente della FIEG, degli editori, esatto, sta facendo una battaglia contro i giornali leggibili nei vari bar, e sostiene giustamente, secondo me, ma è possibile che il bar possa pagare quel giornale la stessa cifra del singolo cittadino? I bar che mettono su le partite di calcio e hanno quindi un abbonamento alla Pay TV pagano molto di più del singolo privato che fa lo stesso abbonamento. Anche questo è un argomento che bisognerebbe affrontare prima o poi per verificare com'è la situazione. Comunque dico un'ultima cosa e chiudo sulla sovvenzione, sull'aiuto all'editoria. Va fatta, è obbligatorio se vogliamo un sistema sano. Però non va drogato, perché se il sistema viene drogato perde la sua indipendenza. E mi ricordo a questo proposito lo scandalo dei giornali politici. Giornali politici che erano dei giornali in gran parte fantasma, che ricevevano tanto e non davano nulla. Manuel? Ma intanto sulla partita dei contributi c'è da fare chiarezza. Nel 2008 erano circa 500 milioni a livello nazionale, oggi siamo arrivati a 45 milioni. Poi non vengono distribuiti a pioggia, ci sono dei criteri molto stringenti. Le aziende editoriali a cui vanno questi finanziamenti oggi sulla carta, perché poi ci sono anche per la radio e per le TV, sulla carta oggi sono finalizzati a cooperative di giornalisti che non hanno azionisti privati, non hanno soci sovventori, ma sono il capitale fondato dai versamenti dei giornalisti stessi e ovviamente gestiti dai giornalisti in forma di CDA. Quindi c'è un doppio aspetto, gestione della parte editoriale, quindi lavorativa, e una parte aziendale, e non è sempre semplice questo farlo combaciare, soprattutto nelle aziende locali e di piccole dimensioni come possono essere le nostre. L'altro aspetto riguarda tutta la filiera dei settimanali onlus legata alle diocesi, quindi in tutti i paesi europei questo tipo di finanziamento esiste e non vedo perché l'Italia se ne doveva privare, alla luce anche di tutto quello che è stato detto oggi. L'altra sfida del mercato: far coesistere strumenti che fanno approfondimento e informazioni di qualità su carta o su TV e dare informazioni snelle, veloci, rapide, in tempo reale, come si dice, sul web. È chiaro che il web apre tanti punti interrogativi dal punto di vista sia del lavoro, come viene retribuito, quali contratti vengono utilizzati, perché l'associazione che la rappresenta, l'ANSO, oggi non si è ancora seduta al tavolo con tutte le altre associazioni per dare una propria linea e un proprio chiarimento su questo, quindi sarebbe doveroso, se sta al tavolo per quanto riguarda come operatore di informazione, bisogna che ci stia anche dal punto di vista della contrattualistica e del pagamento dei propri dipendenti o dei propri collaboratori. B, quanto vengono sfruttati i giornali da questi mezzi la mattina dopo che escono, questo è un altro tema spinoso, delicato da affrontare, ma spesso i giornali online si nutrono, mi tocca dire, delle informazioni che riportano i quotidiani in edicolo la mattina. Questo andrebbe, apre un dibattito sulla deontologia molto ampio e molto delicato, però c'è anche questo da sottolineare. Valerio? Volevo aggiungere una cosa, prima si è parlato di informazione di qualità, ecco, se posso permettermi, secondo me l'informazione di qualità lo si fa anche regolarizzando la miriade di colleghi precari che non hanno dignità in questo lavoro, perché molti di noi sono considerati non solo l'ultima ruota del carro, però è quell'ultima ruota del carro che da sola regge il sistema. Personalmente ho visto colleghi molto bravi di testate nazionali staccare dalla redazione e andare in piazza a friggere i cuoppi e a friggere le polpette la sera per campare. Ecco, come si fa a fare un giornalismo di qualità se il giornalista è costretto a fare anche altre cose per sopravvivere? Questa è una domanda. Parole sante, Fabio. Sì, una cosa telegrafica, perché qui giustamente facciamo un dibattito, però abbiamo due grossi assenti che si chiamano Google e Facebook.
Chiaramente non era nella tua portata invitarli, me ne rendo conto, però è una bella provata. Ci avete provato, mai dire mai. No, chiaramente a parte la battuta, noi dobbiamo dire che per quanto riguarda internet, i fatturati pubblicitari di internet, questi due soggetti ora come ora prendono circa il 90% della pubblicità che gira su internet. Il loro livello di fatturato è arrivato a quello di tutto il sistema televisivo italiano. Quindi è chiaro, noi possiamo parlare anche di online e anche magari con puntualizzazioni e sfumature diverse, ma siamo veramente nell'ambito delle sfumature, se teniamo in considerazione che se noi diciamo internet, il 90% parliamo di Facebook e Google, due soggetti che non si considerano neanche editori, due soggetti che fanno servizi informativi senza un giornalista. Poi prima ci ragionavamo, sono pochi, sono tanti i giornalisti, loro non ne hanno neanche uno, quindi insomma... Sfruttano il lavoro degli altri. Meno di così. E hanno appunto questo sistema che ormai ammassano un quantitativo enorme di risorse pubblicitarie. E tutti gli altri editori, diciamo così, online o editori che stanno a cavallo tra l'online e altri media, sono il 10% tutti assieme, quindi in verità parliamo veramente del nulla se non incominciamo a pensare più che magari al concetto dei contributi, anche a un concetto di far tornare delle risorse di grossi soggetti che raccolgono pubblicità senza dare un servizio informativo. In verità questo è un discorso anche vecchio, ad esempio i manifesti stradali, no? Nel senso, raccolgono pubblicità ma non danno un servizio informativo. Bisognerebbe trovare anche un sistema fiscale, non so che cosa, per permettere poi che queste risorse in un qualche modo anche indirettamente vadano a rifinire su un discorso informativo. Ecco, abbiamo parlato di risorse, di online, di tempi che cambiano, anche con il direttore del Corriere Cesenati in questo servizio di Fulvio Zappatore. Questo qui è il primo numero del Corriere Cesenati, vedi che era già settimanale cattolico. Era l'agosto del 1911. A Cesena era appena stato inaugurato il primo ospedale Bufalini. Nel mondo stava invece scoppiando una crisi diplomatica tra Italia e Argentina per via dei nostri connazionali che emigravano in Sud America. Il tutto mentre un imbianchino italiano rubava a Parigi la Gioconda portandola via dal Museo del Louvre per riconsegnarla alla patria. Nel frattempo gli italiani in quell'estate, calda, afosa ed estenuante, citiamo testualmente, si torturavano il cervello a fare pronostici sulla politica nazionale. In mezzo a tutto questo, sabato 12 agosto nasceva il Corriere Cesenate, settimanale cattolico e voce della chiesa locale. C'era sempre la battaglia tra cattolici, tra credenti e non credenti, diciamo, e quindi anche il motivo per cui una diocesi dovesse dotarsi di un giornale, ecco, per far sentire la propria voce, che è quello che ci muove ancora oggi, ecco. Quasi 109 anni dopo il giornale è ancora lì a raccontare il mondo, ma anche e soprattutto la sua città, con un punto di vista ben preciso. È chiara la nostra appartenenza, lo diciamo fin dalla testata, però nulla è escluso dal nostro interesse. Noi guardiamo il mondo dal nostro punto di vista e diamo anche un giudizio, salvando sempre le persone e giudicando i fatti. Quali sono le difficoltà e anche le sfide di fare un giornale in questi tempi? Ma le sfide sono quelle legate alla carta stampata. Molti dicono che la carta stampata è superata, poi quando invece qualcuno ci chiede di inserire qualcosa sul Corriere Cesenate, tutti vogliono stare sulla carta stampata, nessuno si accontenta dell'online. L'online è bello, è veloce, è rapido, non fa stare nessuno nell'angolo dell'uscita settimanale, noi ci ha sdoganato moltissimo, spesso anticipiamo anche i quotidiani. Però l'online è anche un tritacarne, ecco, macina tutto, e nel macina tutto ci sta tutto, il contrario di tutto, e la velocità dell'informazione è all'ennesima potenza. Sono calate molto le vendite dall'arrivo dell'online, che ha colpito un po' tutti i giornali, questo lo sappiamo. Noi ci salviamo grazie agli abbonamenti, quindi la fedeltà dei nostri lettori è maggiore, questo è fuori discussione. Con l'online richiamiamo spesso anche l'edizione cartacea, insomma c'è un richiamo reciproco e quindi le vendite, noi non abbiamo subito i tracolli di cui si sente parlare spesso. Certo, ogni anno rimpiazzare gli abbonamenti che ci lasciano non è sempre facile. Facciamo anche qualche campagna promozionale, l'abbiamo fatta nel corso del tempo, non sono facilissime, però qualche abbonato nuovo c'è sempre, qualche decina di abbonato nuovo c'è sempre tutti gli anni. Per quanto riguarda invece i contributi pubblici, voi li ricevete? Qual è la situazione?
Noi riceviamo i contributi pubblici da diversi anni e quest'anno, sembra quasi un assurdo, è entrata in vigore la nuova legge, quella che il governo precedente a questo, quello giallo-verde, ha provveduto a modificare, però resta in vigore per 4 anni e noi abbiamo presentato la domanda proprio in questi ultimi giorni e speriamo, incrociamo le dita perché il saldo dei contributi arriverà a dicembre. Allora, questo quindi il quadro anche da Cesena, Lidia Giordani, una battuta. Sì, soltanto rapidamente perché Fabio Campanella ha messo il dito sulla piaga, su una delle piaghe, la pirateria delle notizie. Come si fa? Cosa si cambia? Il Parlamento europeo, ne abbiamo parlato proprio su questa rete insieme a Fausto Fagnoli non molto tempo fa, ha votato una disposizione. Google ha detto non ci atteniamo, non paghiamo, eppure la Francia l'ha applicata in questo momento. Resta che lo applichi anche l'Italia, poi vediamo se tutta l'Europa l'applicherà, forse qualcosa cambierà. Non abbiamo parlato approfonditamente delle radio, lo rifaremo, un'altra importante realtà. Intanto si chiude qui questa prima puntata di Talk 24. Grazie ai nostri ospiti, grazie davvero Elisabetta, grazie a te, questa grazie. Co-conduzione che abbiamo inaugurato stasera. Bello, bello, è stato molto bello. Bene, allora grazie a voi tutti per averci seguito. Ovviamente questa puntata potete rivederla sul web www.teleromagna.it. Una buona serata a tutti voi. Buonasera.